Vitali, quel signore di Azzerano. Banalmente, ho sentito prima, banalmente la mia considerazione non per tutti. Cioè, primo tempo, Gran Bologna, seconda bella nazione della Juve, quindi tutto sommato, non è detto giusto questo. Secondo me sì, secondo me per quello che ha messo in campo le due squadre un pareggio è giusto. C'è il rammarico che abbiamo preso il gol nel momento dove noi abbiamo sofferto inizio secondo tempo sicuramente la Juventus dove ci ha aggredito, ha spinto tanto, ci siamo abbassati un pochettino troppo, però tutto sommato grandissime occasioni non l'hanno avuto, anche se hanno creato difficoltà. E abbiamo preso un gol in una situazione dove ci siamo fatti trovare impreparati. E si poteva evitare, in effetti la prima volta che ci siamo un pochettino aperti, un pochettino allungati, la Juventus con la sua qualità ne ha subito approfittato. È un peccato perché era un momento che stavamo anche uscendo, stavamo anche, secondo me, giocando bene, cercando di aggredirli un po' più alti, e un attimino di disattenzione su una punizione a metà campo, che onestamente però non se l'ha capita per chi fosse, e loro sono stati molto bravi a ripartire e ci hanno segnato il gol del pareggio. Poi dopo credo che la partita dopo da lì sia stata molto equilibrata e secondo me quindi il pareggio è giusto. Visto che l'hai accennata questa condizione era anche a te, a me è sembrato che avessi avuta velocemente io non ho detto che se c'era o non c'era, ho detto che non si era capito se era per noi o per loro, probabilmente i miei giocatori si sono distratti un attimino e loro sono stati molto bravi ad approfittare. Quindi, a noi è sembrato che avessero battuta, dirà un pochino più avanti, ma quello non cambia molto, anche un po' il movimento, perché era andato, non ho visto. No, davvero, non ho visto. Senti, Conte ha detto, meritavamo di vincere. Vabbè, Conte ha detto quello che ha visto, quello che pensa. No, io ho visto così e dico così. Io dico che la mia squadra ha affrontato un grandissimo avversario. Facevo bene a pensare che la Juve non fosse in difficoltà e l'ha dimostrato anche stasera, perché la Juve ha avuto una grandissima reazione, ha giocato con intensità, con forza, con qualità. E la mia squadra ha saputo tenere testa un avversario importante, quindi per quanto mi riguarda la mia squadra ha fatto un'altra prestazione importante, solamente dopo due giorni, dopo una partita per noi ancora molto importante, ancora molto dispendiosa come quella col Novara, quindi io non posso che fare che i complimenti ai miei giocatori e non posso che ritenermi soddisfatto della prestazione e ripeto, secondo me invece il pareggio è il risultato giusto. Ramirez è stato più Ramirez del solito, è più Ramirez dell'ultima volta, diciamo così. Ramirez ha lavorato come tutti gli altri suoi giocatori, i suoi compagni, ha cercato di darci le ripartenze, di strappare ogni tanto la partita, in alcune occasioni ci è riuscito, ha fatto sicuramente una buona gara, ma come credo che abbiano fatto tutti i suoi compagni. La Juventus si giocava una partita di un'importanza notevole, era stato sottolineato da tutti gli addetti ai lavori come probabilmente una delle partite più importanti della loro stagione, perché vincendo stasera sarebbero tornati primi in classifica e avrebbero superato un momento per alcuni un pochettino delicato, quindi che la Juventus che non mollasse ma che provasse a riprendere la partita, provasse a pareggiare, provasse anche a vincerla, era sicuramente così. Noi ce l'aspettavamo, siamo stati secondo me bravi a saper soffrire, bravi a rimanere compatti. È chiaro che secondo me con un po' più di lucidità, un po' meno frenesia abbiamo avuto delle riconquiste palla che potevano essere gestite meglio perché si potevano trovare gli spazi per colpire in contropiede, che però poi la Juventus ci abbia obbligato a fare un po' di più la fase difensiva nel secondo tempo era normale, ma stiamo parlando di Juventus, stiamo parlando di una squadra che è imbattuta, che era imbattuta e che ha uno spessore tecnico e fisico molto molto importante. Sono stati più momenti in cui hai pensato di poter vincere o quelli in cui hai temuto di poter perdere? È stata una partita molto intensa e molto veloce, non ho avuto tempo di pensare se c'era questa possibilità più o meno favorevole, c'era solamente la grande volontà di cercare di sostenere la squadra, di aiutarla, di metterla in campo nella posizione migliore, perché sapevamo che comunque era una partita da giocarci pallone su pallone per 95 minuti, poi dopo il risultato si sarebbe guardato alla fine, quindi era una partita che noi sapevamo che potevamo giocarcela. Poi dopo è chiaro che c'è stato un momento della partita dove abbiamo fatto meglio noi, ci sono stati momenti dove ha fatto meglio Juventus, però io credo che la mia squadra abbia messo in campo ancora una volta una prestazione
significativa sotto tutti i punti di vista, dell'intensità, dell'aggressività, della compattezza della squadra, della volontà, della generosità, e anche ha fatto delle giocate di qualità, perché abbiamo giocatori anche per riuscire a giocare un buon calcio. Quella di domenica è una partita ancora molto importante e ancora molto delicata per tanti motivi. Uno, perché chiaramente affrontiamo la terza forza del campionato, tra l'altro la squadra che secondo me nel girone d'andata ci ha battuto in modo più netto di tutte le altre. È vero che noi siamo sicuramente una squadra diversa. Bologna, inizio mia gestione, era sicuramente diverso, non solamente sotto l'aspetto tattico, sotto l'assetto tattico, ma anche su altre situazioni di quello adesso. Però la Lazio è una squadra molto forte, è una squadra che viaggia questa settimana sull'aria di entusiasmo per la vittoria del derby, ed è una squadra che stasera non ha giocato. Noi abbiamo speso tantissimo in queste due partite, quindi adesso l'obiettivo è recuperare le energie, tutte le energie possibili, e cercare di fare le scelte per permetterci di andare a Roma alla Lazio e giocarci un'altra partita con tutti i criteri al posto giusto, perché abbiamo bisogno di un'altra partita importante se vogliamo pensare di uscire da un campo così difficile contro un avversario così forte, positivo, e vogliamo provare a farlo, perché siamo soddisfatti sicuramente di questi due risultati, di questi 4 punti in classifica in più, però c'è ancora bisogno di aiutare e consolidare la nostra classifica, quindi domenica è un'altra occasione, difficile sicuramente perché 3 partite la Lazio non le ha fatte, quindi sicuramente è più fresca di noi. Però credo che il momento positivo di Bologna ci permetterà anche di, a livello mentale, di sopperire e di recuperare bene le energie fisiche spese, e poi è chiaro che troveremo difficoltà per il valore degli avversari, però senza persi, ma prima o poi, purtroppo dopo poi le abbiamo accumulate tante, adesso non so quanti siamo in diffida, ma io credo di avere dei ragazzi che si faranno trovare pronti. Poi sul valore e lo spessore di Perez nessuno può assolutamente discutere, però credo che chi giocherà al suo posto farà pieno il suo dovere, e abbiamo le alternative giuste. Senti, nel 2012 c'è una specie di lunga striscia con un risultato interrotto dalla sconfitta bolognese. Ecco, sei orgoglioso di questa squadra, e Conte ha parlato del Bologna come una squadra che è lì a lottare per la salvezza, ma con un profilo di attaccanti che non è da squadra che lotta per molto salvarsi. Molto orgoglioso e molto contento di quello che stanno facendo i miei giocatori, ma non solamente da nel 2012, ma di tutto il lavoro che hanno fatto da quando siamo arrivati qui a Bologna. Molto contento perché c'è grandissima disponibilità, c'è molta volontà, c'è molto attaccamento, e poi sono d'accordo che in Bologna ci sono dei buoni valori. I risultati non vengono per caso, vengono perché si lavora in un certo modo e perché ci sono valori tecnici importanti. Purtroppo noi, è chiaro che sappiamo tutto, purtroppo o per fortuna, perché se Bologna avesse fatto bene la prima partita io non sarei qua, e invece purtroppo le ha perse, e quindi noi giocheremo un campionato con 4 partite in meno 5 partite in meno, e quindi l'obiettivo non può che essere per quest'anno solamente la salvezza. Credo che tu abbia detto un altro intervento che ti è dispiaciuto prendere gol, perché sembrava che stavate uscendo dal momento di pressione, o stavate con Secondo me noi abbiamo passato un momento difficile della partita, dove la Juve sicuramente ha preso molto campo, ci ha creato difficoltà e poteva anche pareggiare, ma in quei 3-4 minuti lì la squadra era salita molto bene, stava aggredendo anche alta, e secondo me stava anche cambiando un pochettino l'inizio della partita, perché la Juventus aveva speso anche tanto. È successo che eravamo in 4-5 a raddoppiare tutti su Borriello, e l'arbitro ha fischiato fallo, e loro sono stati bravissimi a batterla velocemente. Noi eravamo un po' troppo spostati in zona palla, e poi chiaramente un pochettino aperti in fase difensiva, e loro sono stati bravi a colpirci, perché chiaro, contro avversari così dovresti cercare di non sbagliare mai, è difficile, quasi impossibile. Loro hanno un errore, ne hanno sicuramente approfittato. No, concentrazione no, perché c'era molta foga per andare a cercare di non far ripartire Borriello. Dopo io credo ci sia stata molta qualità della Juventus, perché poi è altrettanto vero che noi eravamo un po' spostati, eravamo un po' larghi, però non so se è stato Marchisio a servire in profondità Vucinic, però hanno fatto una giocata con qualità, con inserimenti giusti, quindi ci sono anche gli avversari, e che avversari. Tu, Presidente, ti hai elogiato
un'altra cosa, il tuo presidente ti ha elogiato dicendo che il fatto che tu a un certo punto hai dimostrato di voler vincere la partita inserendo la terza punta è un bel segnale per tutto l'ambiente, cioè che questo Bologna vuole giocare per vincere, ecco, questo credo che sia stato, cioè, voglio dire, che cosa rispondi? La Juventus secondo me aveva comunque già speso tantissimo, anche prima dell'espulsione Bonucci, poi è chiaro che con l'espulsione Bonucci ho provato a forzare un po' la cosa, avevamo un attaccante in panchina che ha grande fisicità, che ha grande entusiasmo e che quindi poteva darci una mano, ormai tenere 4-5 difensori non serviva più, perché la Juventus chiaramente con un giocatore in meno, addirittura mi sembra che avesse abbassato Vidal a fare il difensore centrale, quindi abbiamo provato, dopo non ci siamo riusciti, abbiamo avuto un paio di palle inattive, abbiamo avuto qualche spunto ma non ci siamo riusciti, però la volontà era assolutamente quella, bisogna cercare di leggere le partite e capire come intervenire per cercare di dare aiuto alla tua squadra, mi sembrava la situazione giusta per cercare di inserire un attaccante in più. Era Stefano Pioli, bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? È un risultato molto positivo, molto importante. Noi, poi è chiaro che noi prima della partita si voleva provare a vincere la partita, noi non è che eravamo contenti ieri se ci avesse detto pareggiamo, noi volevamo giocarci la partita, così abbiamo fatto, con le nostre qualità, mettendo in campo le nostre qualità, le nostre caratteristiche, anche qualche errore c'è stato, però per me è sicuramente una prestazione, un'altra prestazione positiva, un'altra prestazione importante che deve ancora renderci ancora più consapevoli delle nostre possibilità e renderci consapevoli che giocando in un certo modo ce la possiamo giocare con... In questo momento credo con tantissime squadre. Cosa hai captato? Un pochino più di rammarico? Un po' uno, un po' l'altro, come giusto che fosse a fine partita, perché è vero che avevamo l'occasione, insomma abbiamo finito il primo tempo in vantaggio, quindi un pochettino, ma il fatto di essere un pochettino rammaricati significa che la squadra è consapevole, è orgogliosa, sapeva che era una partita molto importante per la classifica, ma per tutto l'ambiente, quindi era molto determinata e vogliosa di provare a fare i tre punti. Quanto pensa il fatto di aver potuto utilizzare acqua fredda? Robert era sicuramente un giocatore utilizzabile, sicuramente avrebbe giocato stasera, non so dall'inizio partita cominciata, era un giocatore che sicuramente è un nostro valore aggiunto, è un attaccante importante, però io credo che noi allenatori abbiamo a disposizione delle rose ampie perché possiamo cercare comunque di mettere in condizione la squadra di sopperire anche a qualche assenza. Io mi auguro di avere a disposizione domenica Robert perché, ripeto, è un giocatore importante, attaccante che ci sta dando una grande mano, se fosse così meglio, se non fosse così ci sarà qualcun altro.